A The Boat Show vi presentiamo le barche più belle del mondo. Oggi invece saliremo a bordo di una delle barche più sicure del mondo, la Ogni Tempo Classe 300 della Guardia Costiera Italiana, costruita dal cantiere italiano Code Casa 2. La Ogni Tempo Classe 300 è lunga 18 metri e 80 centimetri, ha una larghezza di 6 metri e 10 centimetri ed è costruita interamente in lega di alluminio 50-83. Si riconosce immediatamente per i tubolari, sembra un gommone. In effetti, qui dentro ci sono delle camere d'aria, protette però da un rivestimento di poliuretano espanso che evita la lacerazione e mantiene la forma anche nel caso, molto improbabile, dovessero sgonfiarsi. A bordo della Ogni Tempo Classe 300 abbiamo lasciato il porto di Genova in direzione di Levante, con il comandante Stefano Carbone. Comandante, buongiorno. Buongiorno, oggi è giornata estiva, abbiamo parecchio traffico in mare e iniziamo il nostro pattugliamento sulla costa di Levante, Nervi, Bogliasco, fino ad arrivare a Camogli. Questa è una barca molto speciale e ha anche un equipaggio speciale. Diciamo, questa è una barca ogni tempo, anche se dobbiamo dire la verità che in mare ogni tempo non esiste, però è una barca molto molto performante. L'equipaggio è formato da 4 persone, un comandante, un direttore di macchina, un motorista e un addetto ai servizi di coperta. In attività operativa dedicata viene imbarcato un rescue swimmer che è o un sommozzatore o proprio un operatore di superficie della Guardia Costiera che è pronto a buttarsi, agevola il recupero delle persone, dei pericolanti nelle zone di mare vicine alla costa dove non si riesce ad avvicinare con l'unità. Lui effettua praticamente la staffetta tra la costa e l'unità per il recupero dei pericolanti. Ginetta Perrone, sono un sottocapo della Guardia Costiera, un motorista delle motovedette che fanno il search and rescue e esattamente la mia funzione è motorista, quindi mi occupo della componenti macchine, impianti di bordo, quindi apparati motore e ogni altra insomma apparecchiatura meccanica di bordo. Questa è una barca con una propulsione un po' diversa dalle imbarcazioni da diporto che siamo abituati a frequentare e a presentare. Qui abbiamo due motori MAN della MAN da 1100 cavalli, tarati su questa potenza per un servizio heavy duty, cioè continuativo e gravoso, e poi abbiamo come propulsori due idrogetti, i Cameva della Rolls-Royce. Affermativo, ha detto tutto in maniera fantastica. Questa è una barca, diciamo, che io la definisco un po' dalle mille risorse, nel senso ha qualcosina in più rispetto alle altre. Abbiamo detto che è una barca ogni tempo, questa barca ha la possibilità di arrivare a sbandamenti eccezionali, possiamo arrivare a 140 gradi di sbandamento prima del ribaltamento. 140 gradi di sbandamento vuol dire che la barca da così passa così 90 gradi e poi ancora sotto così e non si ribalta. Dopodiché, superata la soglia dei 140 gradi, avviene il ribaltamento. Però, come vi dicevo, questa barca dà le mille risorse, in quanto una volta avvenuto il ribaltamento c'è un sistema elettronico e meccanico che fa spegnere i motori, chiude le serrande, chiude il gasolio e nell'arco di circa 30-40 secondi l'unità si riporta in posizione in assetto di navigazione e si riavviano tutti i sistemi. Certo, tutto questo è stato reso possibile proprio dalle caratteristiche di progetto e di costruzione, l'enorme riserva di galleggiamento data dai tubolari, dai compartimenti e dalle casse stagne e poi il baricentro bassissimo. I motori sono nella parte centrale dello scafo e anche nella parte più bassa e lungo l'asse di chiglia sono distribuite le casse del gasolio. In questo modo il maggiore peso dell'unità è proprio nella parte più bassa e quando la barca viene rovesciata tende a riportarsi nella posizione naturale, quella di navigazione. Esatto, esatto. Ha una capacità
di 6.500 litri di gasolio che garantiscono quasi un'autonomia di 500 miglia. Quindi anche a livello di operazioni di soccorso abbiamo una buona autonomia e un range d'azione discretamente lungo. Sono il capo di prima classe Guglielmi Francesco, attualmente direttore della motovedetta CP311 che fa sede a Genova. Mi occupo di tutto ciò che riguarda l'apparato motore dell'unità, apparato scafo e naturalmente qualsiasi problema che può interessare l'unità. Su questa unità abbiamo un sistema di propulsione dotato di idrogetti, quindi non è un'unità ad elica. Proprio per questo è un'unità in grado di manovrare in condizioni particolari e di compiere delle manovre altrettanto particolari che non sono consentite a un'unità ad elica, appunto, tra cui per esempio la traslazione sia verso dritta che verso sinistra. No, 2000 cavalli di spinta si sentono. Ha una V molto profonda come barca, quindi nel senso anche col mare è abbastanza dolce perché taglia l'onda e poi gli spigoli sotto nella chiglia durante il rientro in acqua addolciscono la caduta fino ad arrivare poi sul tubolare che è l'ultimo elemento che va a appoggiare nell'acqua e consente alla barca di non piantarsi di prua. Comandante, io in tutti i miei test a un certo punto dico giù le manette. Siamo giù le manette, attualmente abbiamo una velocità di 27 nodi, stiamo piano piano prendendo velocità, dovremo arrivare a una punta massima di 30-32 che siamo a pieno carico, quindi abbiamo 6.500 litri a bordo, il peso si sente. Certamente. Mi chiamo Di Brigida Daniele, sottocapo di prima classe della Guardia Costiera e a bordo ricopro il ruolo di addetto ai servizi di coperta, ossia mi occupo apparati radio, VHF, plancia contro plancia e tutto ciò che concerne praticamente i lavori in coperta della barca su cui stiamo navigando. Tutto ciò che abbiamo a bordo ci serve per operare nella maniera più efficiente, non stiamo a guardare ecco, le comodità. La nostra priorità è la salvaguardia della vita umana in mare. Quali condizioni terribili ha affrontato questa imbarcazione? Magari anche lei? Ma diciamo, io con questa unità mi sono trovato a navigare con un 6 metri d'onda. Devo dire che si naviga tranquillamente, anche in piena prua abbiamo mantenuto una velocità di 20-22 nodi accompagnando leggermente l'onda al mascone. Altre volte invece con 3 metri d'onda però ripida tocca ridurre un pochino perché sono muri, cioè la barca va ma l'equipaggio... C'è un'altra particolarità di questa imbarcazione, non so se possiamo eseguire questa manovra. So che alla massima velocità, come in questo momento, la barca... Possiamo fare il crash test, nel senso mettere tutto indietro e far fermare la barca in pochi metri. Tenetevi ragazzi. Oppure... Guardiamo negli specchietti retrovisori di non avere nessuno dietro. Una costata sulla dritta, sulla sinistra, dando un solo motore indietro. Ora provvediamo con il crash test. Ragazzi, tenetevi. Praticamente da 30 nodi ci siamo fermati in 10 metri, ecco, massimo 10 metri ci siamo fermati. 30 tonnellate, anche di più, considerato tutti i carichi e il combustibile, e si passa da 30 nodi a zero in pochissimi metri. E l'altra manovra che ci diceva? L'altra manovra è posizionando un motore o il dritto e il sinistro indietro sulla velocità si riesce a fare una costata in pochissimi metri. Quasi un testa a coda. Un testa a coda. Proviamo? E ritorna sulla sua scia.
e ritorna in scia e ora sono di nuovo con tutti e due i motori alla massima potenza in avanti. Sono invidioso che lei abbia il timone di un'unità del genere. Per noi è un piacere far vedere questa unità ai nostri diportisti, chi frequenta il mare, chi ha bisogno di noi e chi ha bisogno della Guardia Costiera. Ci siamo sempre. Grazie, comandante.